Messaggio della Regina della Pace, 25 giugno 2022, dato a Medjugorje, in occasione del 41esimo anniversario delle sue apparizioni. Cari figli, gioisco con voi, e vi ringrazio per ogni sacrificio e preghiera che avete offerto per le mie intenzioni. Figlioli, non dimenticate che siete importanti nel mio piano di salvezza dell'umanità. Ritornate a Dio e dalla preghiera affinché lo Spirito Santo operi in voi ed attraverso di voi. Figlioli, io sono con voi anche in questi giorni quando Satana lotta per la guerra e per l'odio. La divisione è forte, ed il male opera nell'uomo come mai finora. Grazie per aver riposto alla mia chiamata. Commento di Padre Giovanni Bland. Da alcuni anni abbiamo incluso nelle intenzioni quotidiane della Santa Messa, del Rosario e dei digiuni del mercoledì e del venerdì l'offerta per le intenzioni della Beata Vergine Maria. Oggi nel messaggio della Madonna comprendiamo che questa iniziativa non è stata una nostra iniziativa, ma fa parte dell'opera dello Spirito Santo in noi, che a poco ci guida per poter vivere nella nostra vita quotidiana la nostra totale consacrazione di vincolo d'amore alla Beata Vergine Maria. Oggi ci racconta con quanto amore riceve queste piccole offerte che ormai, dopo 41 anni di vita quotidiana con lei, sono diventate abituali e spontanee in noi. Come ha detto bene uno dei sei veggenti qualche tempo fa, quando arriverà il tempo dei segreti, ognuno di coloro che hanno creduto alle apparizioni della Regina della Pace avrà un ruolo unico e insostituibile nel piano della Beata Vergine per salvare il mondo, perché per coloro che fino ad allora non avranno voluto credere e convertirsi, sarà troppo tardi. Per questo motivo, non domani, ma adesso, mettiamo in atto la nostra conversione personale attraverso i cinque sassolini suggeriti dalla Madonna. Usiamo i cinque sassolini in questo tempo in cui Satana combatte più che mai per fomentare la guerra, l'odio e la divisione.